Grigio, dove sei? So a cosa stai pensando. Sì, ormai lo so. E vorrei anche dire a chi non vuole vederti o preferisce ignorarti che in quanto ad astuzia e malvagità tu superi qualsiasi immaginazione. Ma cosa vuoi da me? Cerchi forse di togliere dalla mia anima qualsiasi residuo di morale? Sì, d'accordo. Tu con me non l'hai mai messa sul piano filosofico. E hai fatto bene. E nemmeno su quello religioso. E hai fatto bene. Ma sei riuscito a scatenare dentro di me un odio tremendo, perché ignorante come una bestia hai cominciato ad attaccare l'umanità, cioè me, cioè un'umanità che si sentiva invulnerabile, forse perché protetta da una certa sensibilità e bontà e giustizia. Comiche, per carità. Su questo hai ragione. Mi ricordo quando dicevi: no, lui non mi ha mai detto niente. Lui all'inizio si aggirava piano e io sentivo dovunque la sua presenza impalpabile. C'era un gran silenzio e un odore strano che io attribuì all'imbiancatura. C'è chi dice che certe presenze si rivelano tramite un odore caustico. Non feci molto caso all'odore, ingenuo, perché a pensarci ora ne sono sicuro. Il primo giorno che misi piedi in questa casa, lui era già qui. Mi stava aspettando. Sì, lo so. Non è facile ricostruire il tutto quando si è persa qualsiasi lucidità. Ma me lo ricordo bene, quel primo giorno.